Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente e grazie consiglieri. Oggi approda in aula finalmente questa proposta di delibera di iniziativa consiliare che per l'istituzione di una commissione capitolina di indagine sui piani di zona, così come previsto dall'articolo 95 del nostro regolamento. L'istanza per l'istituzione di questa commissione è stata presentata da tutti e 29 consiglieri di maggioranza lo scorso gennaio e nella stessa delibera noi riportiamo integralmente il testo già approvato all'unanimità in quest'Aula lo scorso settembre. Pertanto, questa delibera si inserisce dunque nel solco di un indirizzo chiaro, netto e preciso che questa maggioranza, con l'appoggio anche delle forze di opposizione, ha già dato fin dal primo momento. Per noi è prioritario portare avanti il lavoro di verifica sulle convenzioni dei piani di zona, lavoro di verifica e di controllo che è proprio dell'amministrazione comunale e che però dobbiamo ribadire e rimarcare con forza, finora non è mai stato fatto. Appena insediati con la commissione urbanistica abbiamo cominciato ad analizzare le questioni di alcuni piani di zona, partendo ovviamente da quelli più critici e delicati, quelli in cui erano ormai imminenti sfratti e vendite all'asta. Stiamo parlando infatti di un tema importante come quello della casa che aveva visto nell'edilizia sociale e quindi nei piani di zona uno strumento per dare la possibilità alle persone e alle famiglie che non potevano accedere ad una casa a prezzi di libero mercato a poter acquistare o prendere in locazione delle case ad un prezzo agevolato, appunto. Come tutti sappiamo, queste case vengono costruite e realizzate da imprese e cooperative su terreni dati dall'amministrazione, quindi in diritto di superficie. Quindi il comune e l'amministrazione dà il terreno e a loro volta queste cooperative, queste imprese prendono fondi statali e fondi regionali che consentono appunto di realizzare case da vendere poi ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Per cui ci siamo, come dicevo prima, resi conto, ma lo sapevamo anche prima di andare al governo di questa città, che il tema era un tema molto delicato, un tema su cui sono numerose le indagini che anche la Procura sta portando avanti. Abbiamo assistito in questi mesi anche a sequestri di interi palazzini all'interno di alcuni piani di zona. Sicuramente l'amministrazione capitolina non deve sostituirsi o sovrapporsi al lavoro della Procura che sicuramente andrà avanti per suo conto, ma l'amministrazione ha il dovere preciso e anche quindi un dovere etico di ristabilire la giustizia, la legalità in questi piani di zona che è rivolta non solo a coloro che vi abitano, ma anche nei confronti di tutti i cittadini della città, perché, come dicevo prima, comunque queste case sono state realizzate su terreni dell'amministrazione. Ci sembrava opportuno quindi richiedere, noi come maggioranza, l'istituzione di una specifica commissione di indagine che riportasse luce su questo tema, che continuasse a svolgere il lavoro che già abbiamo iniziato all'interno della commissione urbanistica e che soprattutto desse un supporto concreto agli uffici, perché il lavoro da fare è enorme, perché le convenzioni, gli atti da controllare sono tantissimi e non sempre sappiamo
scusatemi, diventa complicato. E non sempre, come sappiamo, l'amministrazione ha a disposizione degli archivi ben organizzati. Noi ci siamo trovati di fronte anche alla necessità di dover colmare delle lacune presenti. Un attimo solo, consigliera. Silenzio in aula, cortesemente. Grazie Presidente. Oltre alla difficoltà di essere concentrati quando si fanno degli interventi, vorrei anche rimarcare il fatto che stiamo affrontando un tema importante e che merita, credo, l'attenzione di tutti. Al di là del fatto se uno è direttamente coinvolto o meno in questa situazione. Per cui, come dicevo prima, la nostra intenzione, il nostro indirizzo è stato chiaro sin dal primo momento e con questa delibera abbiamo ben delineato quelli che saranno i compiti che dovrà svolgere questa commissione: controllare tutte le convenzioni sia rispetto al controllo dei prezzi massimi di cessione e di locazione che per quello che riguarda la realizzazione e l'attuazione delle opere di urbanizzazione previste negli stessi piani. In tutto ciò noi vogliamo anche ricordare che all'interno di questa faccenda, di questa vicenda non è soltanto coinvolta l'amministrazione capitolina, ma vi è coinvolta anche la Regione, che aveva a sua volta il compito di svolgere un'azione di controllo che, come dicevo prima, negli ultimi anni non è mai stato attuato. Credo che questa sia comunque un'azione che molti cittadini si aspettano, che si aspettano da questo governo e che quindi noi dobbiamo a tutti i cittadini. La Commissione avrà, come è scritto nella delibera, una durata limitata di 18 mesi, perché si pone l'obiettivo appunto di portare a termine questo lavoro in un tempo limitato, proprio perché sono troppi i cittadini che aspettano risposte da tanti anni e quindi noi le vogliamo fornire nei tempi più brevi possibili. La formazione della Commissione ovviamente verrà decisa successivamente con votazione, così come è accaduto per le altre commissioni, ma la cosa che volevo sottolineare è comunque che la Commissione sarà una Commissione aperta ad accogliere i cittadini, i comitati, ad ascoltare tutti coloro che in questa vicenda sono coinvolti e che la conoscono profondamente. Lavoreremo quindi, mi auguro, in sintonia anche con le opposizioni, che fino adesso, rispetto a tutti gli atti che abbiamo proposto su questo argomento, hanno votato con noi e quindi siamo riusciti a portare avanti questo discorso con delle votazioni unanimi. Ricordo soltanto che in questi mesi abbiamo già votato in aula la revoca del diritto di superficie, della concessione del diritto di superficie nel piano di zona Tor Vergata e ci prestiamo a farlo anche per il piano di zona Castelverde e ne seguiranno altri. Quindi il lavoro è un lavoro già ben avviato e che appunto avrà questa commissione dedicata che produrrà delle relazioni intermedie su ciascun piano di zona e poi una relazione finale a compimento dei lavori, quindi alla fine dei 18 mesi. Io non vorrei dilungarmi sulla discussione perché penso appunto che il tema sia noto e sia chiaro a tutti e mi auguro che, così come è successo già per gli altri atti portati in assemblea sul tema, ci sia ovviamente il voto unanime dell'Aula. Grazie.